Belene Santiago a chi ha incastrato Peter Pan, un dettaglio sul bambino non passa inosservato. Foto, video. Belen Rodriguez è stata tra gli ospiti della quarta puntata di Chi ha incastrato Peter Pan, insieme ad Arisa, Gigi Proietti e lo chef Cannavacciuolo. Per lei grandi applausi e tante domande da parte dei piccoli intervistatori della trasmissione, si è passati dal "ma quando ti svegli la mattina sei brutta?" al "ma perché non sei andata a lavorare in Argentina?", arrivando anche alla proposta amorosa: "sei molto bella, peccato che sono fidanzato". Belen si è concessa con simpatia e garbo alle domande dei piccoli e negli ultimi minuti è stata raggiunta dal figlioletto Santiago, che si trovava dietro le quinte. Il piccolo era forse intimidito dalla situazione e se ne è stato buono e zitto in braccio a mamma Belen. Su Twitter i commenti su mamma e figlio si sono letteralmente sprecati. Per Santiago una pioggia di complimenti, il piccolo, effettivamente somigliantissimo al papà Stefano De Martino, è stato inondato di commenti positivi sulla sua bellezza e dolcezza. Qualcuno ha voluto fare dell'ironia sulla sua seriosità, paragonandolo ad un'altra piccola star come il principino George. Santiago e la sua faccia schifata è praticamente me ogni volta che ho a che fare con il genere umano, ha scritto un utente, mentre un altro, Santiago guarda contrariato i bambini poveri. Mamma Belen è invece stata bacchettata sui social perché, in risposta al bimbo che le chiedeva perché non lavorasse in Argentina, ha detto che nel suo paese c'erano troppe belle ragazze, un po' come dire che invece in Italia ha avuto successo perché non ce ne sono. Una piccola gaffe che i social non le hanno fatto passare e…